Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video di June's Journey. Allora, io come mia abitudine sono andato un pochino avanti, andando a cercare le stelle mancanti delle scene precedenti che avevamo già fatto insieme. Non ho fatto nulla di nuovo, ovviamente, che la storia si continua insieme nel video. Ora vedrete i miei progressi, purtroppo, oppure per fortuna mia, non saprei. Sono un perfettino, un amante dell'ordine e della precisione. Ottieni consegna speciale. Grazie. 150 di energia. Vabbè, allora questo sarà un video lunghissimo. Che ne abbiamo 260. Ok. Vabbè, io cercherò di entrare ogni giorno qui. Preleviamo queste monete che comunque non ci dispiacciono, siamo arrivati a 2019, mancano 4. Poi dobbiamo aprire qualcosa qui che ho lasciato in sospeso per farlo in questo momento. Altra energia, una bussola e altra energia. Ah, ho aperto questo speciale. Monete, tante monete, altre monete. Apriamone ancora un altro. Altre monete, 50 di energia e Claire. Abbiamo ottenuto la settima figurina di Claire. Non so cosa significhi. Proviamo a cercare qui nell'album. Claire Van Buren. Ah, devo fare un puzzle, ok. Questo mi ricorda molto Criminal Case, effettivamente. Questo va qua su. Claire va qui. Questo va qui. Questo andrà qua, dove va? Perché non riesco a mettere? Ah, perché questo va qui. Vabbè, allora con calma facciamo così. Questo qui, quest'altro pezzettino va qua, qui e qua. Perfetto. Claire quando si è sposata con suo marito. Che mi danno altra energia? No, vabbè. Io ho paura, uscirà un episodio lunghissimo. Comunque, ok. Matrimonio di Claire. Mia sorella Claire si innamorò di Harry Van Buren, figlio di una ricca famiglia di New York, che la portava in barca nei fine settimana. Le regalò un diamante gigantesco. All'inizio temevo che Claire stesse correndo troppo, ma il suo sorriso il giorno del matrimonio mi fece capire che mi sbagliavo. E beh, sembra felice. Poi, perché vi dico che questo sarà un episodio lunghissimo? Perché io adesso, innanzitutto scusatemi, ecco, qui ho completato con 5 stelle tutte queste scene e invece di giocare a 15 di energia, guarderò il video per sbloccare lo sconto del 33% e quindi spendere solo 10 di energia e quindi potremo fare 43 partite minimo. Prima che finiamo questa energia se ne ricaricherà dell'altra, quindi probabilmente diventerà, non lo so, 45. Comunque, a tra poco. Ok, eccomi qui, è attivo per mezz'ora. Che succede? Perché si muove da solo? Ok, boh, si stava buggando. Quindi abbiamo mezz'ora di tempo per sfruttare al meglio questo bonus, quindi sbrighiamoci subito, istantaneamente. 430 di energia è tantissimo, non l'ho mai vista. Ha fatto la sua parte, ora lasci che sia a fare le domande. Barista, sto cercando un poco di buono di nome Eddie Duggett, l'ha visto in giro? Forse, chi lo vuole sapere? Deve scusare il mio ragazzo, signore, è un po' suscettibile. Sam, tesoro, perché non vai a cercare un tavolino intanto? Barista, un gin martini, prego. Tocca ovunque per iniziare. Che bello. Allora, piatti, cocktail. Il grammofono non può mancare, è incredibile. I piatti, la palma. Ecco, allora, per adesso è molto facile perché ci sono pochissimi oggetti. Questa non è una lanterna. Questa è una baciur, cos'è? È tutto lanterna. Questa, ok. Tagliere di formaggi, poster vaudevilliano. Vaudevilliano, come si pronuncia? Vaudeville. Ecco lei, offre la casa, si è scelto un bel tipo come ragazzo, signorina. A chi lo dice? Eddie gli deve un favore, non si calmerà finché non lo trova.
Se n'è appena andato, era qui mezz'oretta fa, seduto al suo solito posto al bancone. Grazie, è stato gentilissimo, i suoi cocktail sono ottimi. Con la gentilezza si può ottenere tutto. Qui non sento niente. Vabbè. Perché non sento niente? Palma, radio, piatti. Allora, piatti, palma, la radio, ormai la riconosco. Poster, la pipa, boh, olive, giacca e sta pipa. Ah, ecco, adesso sento. Ricompense, benissimo. Ce n'è voglia da giocare. Giochiamo, giochiamo. Ecco, sono aumentati gli oggetti. Chiave di violino. Sale e pepe saranno sul bancone. Lanterna, piatti, portafoglio, caffettiera. No, questa non è una macina caffè. La caffettiera già esisteva all'epoca. Quando è stata inventata? Candela. Rivoltella, dovrebbe essere una pistola. Ma non la vedo. Ah, eccola qui. Macina caffè e poi l'immancabile carta da gioco che avranno nascosto qua, ok, sul poster di qualcosa. Bene, continuiamo imperterriti. Disco, pipa, lanterna, pipa, il disco, boh, questo no. Il disco la vedo un po' dura. Qua. Lanterna, la penna, guantoni da box, radio, limone sarà mica sul tavolo? Certamente no, sta qui. Caffettiera, macina caffè, portafoglio, ok. Non male. Abbiamo ottenuto un'altra scatoletta che dopo apriremo. L'indizio è ancora lontano, bisogna arrivare sempre alla quarta stella. Disco, sono aumentati ancora gli oggetti. Grammofono, segnale di uscita, lanterna, rivoltella. Vabbè, queste sono cose che già conoscevo per fortuna. Lavagnetta, diamante, strappo, ventilatore elettrico. Strappo, ce l'ha sulla camicia. Il diamante. È un disegno, è una pietra. Ok, champagne. Quella è la birra, no, questa è la candela, lo champagne. Cerchiamolo un attimo senza indizio. Ah, stava a fianco alla candela. Ma perché si bugga l'audio del gioco? Oh, non lo sento più. Vabbè, adesso lo risento. Grammofono, lanterna, chiave, limone, ombrello. Tappo di bottiglia e birra. Il dado. L'etichetta non la troverò mai. Cappello con visiera ce l'ha lui addosso. Occhiali. L'etichetta era difficilissima da trovare. Ci arriva tempo. Insomma, non è un gioco velocissimo. Il violoncello. Poster vaudeliano. Lanterna, candela, macina caffè, portafoglio, limone, diamante, stella da sceriffo, cappello, occhiali, etichetta. Per fortuna sono capitate cose che sapevo dove trovare. Perfetto, non abbiamo usato indizi, un tempo abbastanza rapido. Inizia, sale e pepe. Tra l'altro, esistono due isole artificiali, penso che siano entrambe artificiali. Tra la Danimarca e la Svezia, se non sbaglio, che le collegano, che c'è il ponte Øresund, Øresund, come si pronunci, macina caffè, penna, quindi niente interessante, l'abbiano chiamata sale e pepe, a sciabola, è questa, che fortuna che l'abbia trovata subito, cappello, champagne, caffettiera turca, è quella che c'è a fianco, non mi ha fregato, perché in pochi si sarebbero aspettati di vedere la caffettiera turca vicino alla caffettiera classica che conosciamo noi europea.
Invece no. Ok. Sam, Eddie è stato qui, se n'è andato da poco. Cosa le è saltato in mente? Non è un gioco, questa è un'indagine federale. Sembra un po' invidioso. Scopriamo cosa ha fatto Eddie prima di andarsene. Chissà. Vabbè, qui gli oggetti sono sempre di più. Posacenere, dado, penna, tovagliolo, guantoni. Caffettiera turca, champagne, lavagnetta. Vabbè, queste sono cose facili. A parte sta pergamena. La pergamena. Sigaro. Bisogna analizzare un pochino meglio questa scena, perché sono comparse tantissime cose. Lì che c'è? Ventaglio. L'avevo visto. Il gancio. Come lo trovo un gancio? Eccolo qua, e manca solo il sigaro che vorrei trovare grazie alla mia abilità da detective. Sigaro. Sigaro, sarà qualche cavolata. Ce n'è uno in mano questo tizio, mi sbaglio, però non me lo fa prendere. Piccolo errorino. No, forse non ce l'ha in mano, comunque. Se io fossi un sigaro, dove mi nasconderei? Qua, sul bancone marrone. Tovagliolo. C'è un numero e nome, qualcosa. Speak easy. Sembra che Eddie abbia preso un appunto. Ma cosa significano questi numeri? Sembrano delle scommesse. Forse scommesse sulle corse di cavalli? Può essere. Sembra che anche lei abbia i suoi vizi, signor Watts. C'è una corsa oggi pomeriggio. Eddie probabilmente sta andando alle piste. Andiamo, se ci sbrighiamo possiamo raggiungerlo. Ok, torno all'isola. Ho anche raggiunto un livello importante del personaggio, cioè mio, tipo 11, giusto? Sì, avendo collezionato tanti fiori, costruendo tutte queste decorazioni e potenziandole, quindi abbiamo sbloccato un sacco di scene più avanti. Qui le stelle non sono un problema, abbiamo trovato tutti gli indizi, possiamo continuare. E questa dovrebbe essere la scena finale, non ti buggare. Ippodromo Belmont, dove corrono i cavalli e si fanno le scommesse su chi vincerà. Mi ricorda il detective Goro. Dobbiamo trovare Eddie prima che finisca la corsa. Ci sarà mezza New York qui, è come cercare un ago in un pagliaio. Dovremmo dividerci per cercare meglio. Io vado a parlare con gli addetti dell'ufficio scommesse, ci rincontriamo qui. Se fossi Eddie, dove sarei? Sto facendo i miei stessi ragionamenti con il sigaro. Eddie deve essere da qualche parte nella folla, devo trovarlo, ma devo trovarlo io. Comunque, che bella questa scena. Che devo trovare un coltello? Prima di trovare questo oggetto nella scena. Vabbè, che ci vuole? Poi? Un baule chiuso a chiave serve una combinazione per aprirlo. Dove va? Posso usare il coltello per aprire la valigia. Quindi lo seleziono e apro la valigia. Qual è la valigia? Ah, questa qui. Un baule chiuso a chiave serve una combinazione. Qual è la valigia? Allora scusatemi, non sto capendo. Devo prendere il coltello. Ah, lo devo proprio trascinare sulla valigia. E dimmelo prima. Chi si ricorda? Qui c'è un passaporto. Certo, Charles Batty. Sarà suo il baule? No? E qui sarà CA, CB. Ha funzionato. Le iniziali di Charles erano la combinazione. Mamma mia, cioè, è proprio un professionista. Poi che devo fare? Lo devo aprire. Ci sta un cannocchiale. Le chiavi inglesi, la carta igienica più grande che abbia mai visto. Ok, però il cannocchiale può andare qui. Ora col telescopio posso cercare Eddie nella folla. Devo muoverlo per mettere a fuoco. Eccolo, mazza, siamo stati velocissimi. Sam era dall'altro lato della pista a parlare con gli addetti e dell'ufficio scommesse. Non c'era tempo per chiamarlo, non potevo lasciar sfuggire l'assassino di mia sorella. E poi non lo puoi neanche chiamare, non ci sono i telefoni ancora. Cioè, ci sono, ma non sono tascabili.
Un'animazione? Caspita, ma che bello! Su Criminal Case non ci sono queste animazioni. Ci ha scoperto. Caruccio. Accedi alla prossima avventura. Finito, finito. Viaggia ora. Eddie Daggett. Eddie mi ha puntato una pistola alla testa e mi ha detto di salire in macchina. Cos'altro potevo fare? Ho fatto come mi ha detto, sapendo che Sam mi avrebbe cercato. Speravo solamente di riuscire a guadagnare abbastanza tempo. E beh, è rischioso fare il detective così da soli. Auto di Eddie. Ok. Saliamo sull'auto di Eddie. Ok signorina, ora mi direi perché tu e quell'agente dell'FBI mi state pedinando. Si tratta di Claire e Harry Van Buren, sono stati assassinati. Sì, lo so, una tragedia, ma che cosa fa ha a che fare con me? Era molto nervoso e la pistola puntava dritta a me. Dovevo trovare un modo per calmarlo e provare a dialogare. Eddie, stai tranquillo, ma perché sembra così italiano? Comunque, sì, caro. Vabbè, ho trovato la fotografia. L'aeroplano starà fuori? O sarà disegnato da qualche parte? Oh, io non lo sto vedendo, sto aeroplano. Ah, ce l'ha qui come medaglietta, ok. Arco, trovato, medaglia d'oro, qua su, penna, busta di carta, zampa di coniglio, qua su, portafortuna. Fotografia. È una foto di tua madre? Ha un bellissimo sorriso. Lascia perdere mia madre, rispondi alla domanda, che cosa c'entro io con l'omicidio? Ma come fa ad aver indagato nella sua macchina se gli sta puntando una pistola? Forse in macchina gliela sta puntando, ma qui stanno in piedi, vabbè. Beh, l'FBI crede che sia stato tu a uccidere Claire e Harry. Che cosa? È una follia, sono innocente, non li ho uccisi io. Sono certa che si tratti solo di malinteso, possiamo parlarne, per favore, abbassa la pistola. Insomma, ok, andiamo alla ricerca di questo nuovo indizio. Ciao amico accendino, questo, chi l'avrebbe mai notato? Busta di carta, zampa di coniglio, penna, tazza, insegna open, qua giù, medaglia d'oro e poi l'arco. Questa è una scena abbastanza facile per il momento. Non mi dispiace. Abbiamo ancora 300 di energia. Ma. Sigaro, uccello, ombrello, tirapugni, giornale. No, non è quello giornale. Le cuffie. Cuffie in che senso? Nota. No, questa qui. Monete, fischietto, ce l'avrà mica in bocca? No. Se io fossi un fischietto, dove sarei? Qua appeso. E poi un proiettile. Ballet. Vabbè, uso l'indizio. Ah, non era difficile. Ricompensa, abbiamo trovato dei mattoni utilissimi per poter potenziare poi le altre cose. Comunque in questo gioco non c'è la pubblicità in mezzo tra una scena e l'altra e questa cosa la adoro. Busta di carta contanti, cinta, fischietto, Dani, bandiera, starà fuori qua. È sempre quella americana la bandiera, albero morto. Non mettono mai altre bandiere, vabbè. Cioè, quella statunitense, scusate, vabbè, avete capito. Allora, punteggio record, ma non è sufficiente per poter proseguire, quindi noi imperterriti. Uccello, medaglia, busta, fischietto, adesivo, che intendi? Semaforo, contanti, ah, adesivo è questo, ok. Lecca, lecca, cartello, direzioni, no. Oh, qua. Lecca lecca. Quassù gigante. Una pergamena. No, io continuo a cliccare quella, ma è una mappa. La pergamena ce l'ha lui in mano. Bussola e sciarpa ce l'ha addosso. Benissimo. Andiamo avanti. Allora, uccello, medaglia d'oro, no, quello è il proiettile, sigaro, semaforo, cuffie, fischietto, fazzoletto,
Qual è? Ah, eccolo qui. Pergamena. Il pettine non l'ho mai visto, onestamente. Eccolo. Ingranaggi. Boh, molla. Non lo so. Ah, sta qui sul volante. Certe cose le nascondono proprio bene, bene gli ingranaggi. Ma vabbè, si potevano trovare qui sul cruscotto. Quante altre due partite forse? Ce la facciamo? Ombrello, tirapugni, busta di carta, fischietto, bandiera, semaforo, contanti, stivale, qua, molla, pomello volante, sciarpa, cartello direzioni. Wow, che partita! Niente male. Sì, dai, allora, continuiamo. Tazza, arco, bandiera. Fatemi sapere nei commenti se anche voi siete bravi in questi giochi, se vi piacciono, se li avete mai giocati. Sciarpa, pomello, scusate ma mi devo concentrare un minimo per trovare gli oggetti, è difficile fare un discorso mentre si sta giocando a questo gioco. Trova il prossimo indizio. E che fai, te ne privi? No. Ascolta, metterò via la pistola, ma non voglio andare in prigione, non per qualcosa che non ho fatto. Ho cambiato vita da quando mia madre è morta. Eddie era molto affezionato a sua madre, aveva sicuramente un lato più tenero, come tutti gli uomini, più crudeli. Dovevo solo farlo continuare a parlare. Vabbè, ma qui c'è un casino sta macchina. Il Giglio. Il Giglio. Questo qua, ecco i fiori. Arco. Guanti, bandiera, contanti, bussola, lecca lecca, bastone, pomello, bottiglia di medicinali, eccola, a catena, al collo, bandiera da corsa, ah, bandiera, ok, vabbè, era un disegno. Quelli sono dei gigli, ho sempre adorato i gigli. Sì, erano i preferiti di mia madre, rosa, più erano rosa, più le piacevano. Ne porto un mazzo fresco alla sua tomba ogni giorno. Ogni giorno, mamma mia. Infatti ero lì il giorno dell'assassinio, posso dimostrarlo. Che tenerone che è Eddie. Mi dispiace per lui e per sua mamma. No, non dovevo rigiocare qui, dovevo andare a fare la missione. Vabbè, male non fa. Penna, giornale, albero, adesivo, strappo. La foglia chi la trova? Qua, qua su, palo. Pomello, scusate, non sto più capendo niente. Stella. No, quella è una moto. Dov'è la valigetta? Peccato, peccato. Poteva essere una rana strepitosa, invece l'ho rovinata. Comunque la toppa. Sta toppa qui. È quasi invisibile. La scala e la valigetta. Non l'avrei mai trovata qua sotto perché c'era la scritta davanti, però ok. Torna all'isola, possiamo fare ancora 24 partite. Quindi direi che siamo a metà più o meno. Qui che ho sbloccato. Puoi finalmente iniziare a ristrutturare il vecchio faro. Ok. Ah, l'ho dovuto toccare. Ciao Jun, stavo pensando di sistemare il vecchio faro. Che ne pensi? Ciao amico di cui non ricordo il nome. Ah, il signor Talbot. Fiu, ho fatto molti progressi. Se guardi un annuncio pubblicitario posso farne anche altri. Va bene, io lo guardo sto annuncio. Ok, eccomi qui. Una pausa ci voleva proprio. Che dici? Lavoriamo un altro po' oggi? Ristruttura. Così lo finiamo e lo sblocchiamo. È la cosa migliore, penso. Oh, ok, il faro ha già un aspetto migliore, signor Talbot. Grazie, Jon, non avremmo mai dovuto lasciarlo decadere così tanto. Perché è accaduto? Non c'è mai stato il tempo o i soldi per occuparcene. Claire e Harry avevano problemi economici? Lei non me ne aveva mai parlato? Beh, sai come andava, se qualcuno chiedeva un prestito a Harry, lui non si rifiutava mai. Trovo la metà delle persone gli restituivano i soldi, ma questo non sembrava preoccuparlo. Forse non conosceva Harry poi così bene. Sembra proprio che fosse una brava persona, grazie per avermene parlato. Quando vuoi, è sempre bello parlare con te. Grazie, signor Talbot. Inauguriamo questo bellissimo e simpaticissimo faro ristrutturato. Arrivo tipo a livello 13, in un colpo solo. Hai sbloccato una scena, ma prima indaga su quella precedente. E certo.
Ok, cimitero di Santa Maria. Io volevo vedere un'altra cosa qui però. Ah, qui ci sono gli amici. E che faccio con questo faro? Ah, deve ristrutturare, ok. Allora, sbrighiamoci perché abbiamo ancora 7 minuti e mezzo prima che scada il bonus dell'energia. Il giorno dell'omicidio ho incontrato Harry sulla sua barca. Abbiamo parlato di affari. Poi sono andato al cimitero e sono rimasto qui fino al tramonto. La tomba di mia madre è proprio qui, controlla di persona. E quali sono le prove che dimostrano che tu sia stato qui? Candele fuse, corona di fiori, fotografia, bacche. Una spada, che ci fa il cimitero? Ah, quella statua. Picchio e campana. Eccola, eccola. Che bella questa scena. Voglio crederti, Eddie, ma una dozzina di candele spente non dimostrano nulla. Senti, ammetto che non sia un ottimo alibi, ma è l'unico che ho. Harry e Claire erano delle brave persone, la loro bambina molto intelligente. Giuro sulla tomba di mia madre, non ho ucciso Claire e Harry, Van Buren. Sì, ma le candele non dimostrano nulla. Come fai? Dovrebbe essere un testimone, qualcuno. Qui non ci sono neanche le telecamere. Comunque, continuiamo. Ma che ho preso? Altra energia. Spada. I funghi li avevo visti. Campana. Viola. Pacchi. No, quella non è la viola. Bastone. Scala. Casetta per uccelli. Libro. Foglia rossa. E la viola? Ah, ok. Lo strumento musicale. Pensavo il fiore. Ti ingannano. Cesoie, spada, campana, foglia rossa, viola, urna. Dove sta l'urna? Ah, questa qui. Stivalozzi, casettina e bastoncello. Perfetto. Sbrighiamoci che qui finisce il tempo. Allora, rosario. Eccolo qui. Barile, non può mancare. Lettere, campana, viola, libro, casetta, rastrello. Piccione. No, quello non è un piccione. È un corvo. Ok, mamma mia, quante scatole stiamo ottenendo. Aquilone, qui nascostissimo, bacche sono aumentati gli oggetti, che bello. Volpe, bastone, scala, carrello, valigia, giornale, ferro di cavallo. Allora aspettate un attimo. Quante cose. Stella, ferro di cavallo. La stella, mi sembra di averla vista, sta qui. E infine il giornale. Serve una concentrazione altissima per eccellere in questo gioco. Bacche, corona di fiori, bastoni. Le chiavi non le ho mai viste. Lettere. Anche l'annaffiatoio. E questo è un annaffiatoio, sì. Piccione, riccio e chiavi. Ah, quassù. Stella, gufo, carretto e una clessidra. Ok. Pur di prendere il bonus, preferisco utilizzare un indizio che presumo sia più conveniente. Lettere. Pala, bacche, annaffiatoio, dirigibile per forza in cielo, le chiavi. Dai, lo toccate bene. Bastone. Leone. La cosa positiva di questo gioco è che se sarà il segno zodiacale del leone, scommettiamo. Scommettiamo, ah, perché io non vedo nessun leone. Ah, invece c'è. Cane. Dicevo, la cosa bella di questo gioco è che anche se sbagli il bonus non lo si perde. Ampolla turchese, giornale. Turchese è il nome del colore, tipo azzurro. Non proviene dalla Turchia. Campana, bacche, annaffiatoio, barile, chiavi, scala,
foglia, giornale, stella, riccio, lampada, carretto. Mamma mia, che bravo! Molto bene. Al prossimo ci sarà un indizio? Sì. No, non ho letto, vabbè, con il video metterò in pausa. Allora, se non hai ucciso Duke Leary Harry, hai un'idea di chi sia stato? All'improvviso Eddie sussultò. Hai sentito anche tu? Chi è? C'è una sagoma? Trovato? Sapevo. Non ho neanche letto di doverlo trovare, l'ho visto e basta. Rosario, corona di fiori, riccio, foglia, carretto, cane e il coltello. Qua. No, no, ho sbagliato a toccare. Sonaglia a vento, borsetta. No, non è qua, è quella della valigia. Là c'è un cappello. Mi serve pure un secchio e sta borsetta. Vabbè, è introvabile. Ma questo è Sam. Sembra che qualcuno ci stesse seguendo. Forse era Sam, o almeno lo speravo. Qualcuno sta forse cercando di incastrarti? Certo, un sacco di persone, gli affari andavano bene. Possiedo un ufficio in un garage qui vicino. Voglio controllare dei documenti. Posso scoprire chi si trova nel quartiere di Harry quel giorno. Chi si trovava? Ok, torno all'isola. Le indagini vanno sempre meglio. Interessante. Riusciremo a trovare l'assassino di Harry e Claire? L'ultima edizione di Lo sfidante è arrivata. Dai un'occhiata alla sezione aiuto. Aiutando a risolvere i casi puoi vincere ricompense speciali. Pare che l'edizione di oggi sia arrivata con dei coupon gratis per farti iniziare. Cioè? Risolvi i casi per vincere il premio dello sfidante. Vinci dei punti ogni volta che risolvi un caso. Raccoglini abbastanza per il premio dello sfidante. Ok. Qui ce ne abbiamo un sacco, qui c'è questo, qui abbiamo trovato due indizi, possiamo andare avanti alla scena successiva che riguarda il garage di Eddie. Abbiamo 28 secondi, questa è l'ultima volta che sfruttiamo per questo episodio il bonus dell'energia ridotta. Dammi un secondo, l'ufficio è sorretto, torno subito. Non fare un altro passo, sei in arresto. Aspetta, Sam, ci stai aiutando a rintracciare l'assassino di Claire e Harry. Presto, sta scappando sul retro. Sam, sei proprio un idiota. Numero 7, porta bloccata. Che senso, porta bloccata? Porta bloccata. Ma che significa? Cos'è la porta bloccata? Boh. Pompa. Allora. Pompa. Numero 7. Qua su piccozza, ah, quella era una porta bloccata, ma chi l'ha vista? Progetti, giornale, i secchi, la piccozza. Dove sta il piccone e l'estintore? No, no, sono troppo stanco, non riesco più a trovare niente. Ho usato tutte le mie facoltà mentali. La porta è bloccata, deve essere stato Eddie. Lo hai fatto scappare? No, 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 tu. Mi hai spaventato, avevo la situazione sotto controllo. Ti avevo avvertita riguardo a quell'uomo, ti avevo detto quanto era pericoloso. Ora torna a casa e lasciami fare il mio lavoro. Io non mi fido di quest'uomo, non dopo quello che è successo. Non mi fido più di te, amico. Progetti, barile. Pompa, motore, estintore, giornale, numero 7 e guanti. Guants. Perfetto. Ricompense e giochiamo ancora. Ecco, adesso abbiamo l'energia che avremmo dovuto avere all'inizio, 110 più o meno. Progetti, chiave inglese, motore, insegna non smoking. Qua. Legna da ardere, qua, scatoloni, ma ce ne sono tantissimi. Scala, sacchi, panino, insegna open. Ok, ci siamo. Annaffiatoio, pompa, edera.
Etheran, affiatoio, pompa. Dai, l'ho toccata bene. 7. Il passero solitario. Non lo vedrò mai. Qua piccolino. Fiaschetta. Oliatore. Targa. Scatoloni. Sgabello. Ok, niente di troppo difficile. Si può fare. Annaffiatoio, pompa, giornale, targa, scalpello, insegna, penna, manometro, qua, non sta qui? Ah, qua su. Clacson, stivali, scatola di chiodi, palla, lettera Z. Ok, sono stato fortunato a trovarla subito. Ho avuto fortuna di guardare nel punto giusto, il momento giusto. Valvola, motore numero 7. Numero 7, motore. La valvola com'è fatta? Cos'è? Ok. Oliatore, panino, fiaschetta, a croce rossa. Uno scopo, cappello, l'avevo visto. No. Non l'avevo visto in questa scena, è che è una figura ricorrente. Idrante, no. In che senso idrante? Ah, qua dietro. Il cappello era introvabile per me. Tanti oggetti, altra energia. Non vogliono farci smettere di giocare. Piccozza, secchi, sgabello, annaffiatoio, manovella. No, panino, passero, manovella, microscopio, ragnatela. Stivali, clacson, palla. Ok, non era per niente facile, ma me la sono cavata bene, devo dire. Sono soddisfatto. Trovo tanti oggetti nuovi. Edera, pompa, piccozzo, targa, oliatore, panino, insegna non smoking. E la manichetta. Non è quella la manichetta? Microscopio, scatola di chiodi, clacson. Cos'è la manichetta? Ah, ok, quella dei pompieri. Ok, prossimo indizio. Mamma mia, quanti progressi che abbiamo fatto. Non tornerò a casa, stai sbagliando riguardo Eddie. Può aiutarci a trovare l'assassino di mia sorella. È lui l'assassino, fine della discussione. Ma che ne sai? Se ne andò senza dire più nulla, dovevo trovare Eddie prima di lui. Vabbè, qui ci hanno buttato tutta la sporcizia del mondo, bottiglie di medicinali. Scatoloni, secchi, manovella, passo, scatola, cestino. Too much. Insegna di radioattività. Mastocestino, e pinze, stivali, campanello, fischietto. Altoparlante, dice un imbuto, una sega, campanello, ma il cestino era difficile, ma il campanello, non ci vedo più. Questo qui è un campanello? Sì, tipo quello scolastico. Liberty Pharmacy. Questi non sono medicinali da banconi. Anche il logo sembra familiare, ricorda quello delle bottiglie di whisky nella cantina di Ernie. Se la farmacia fa parte della catena dei fornitori di Eddie, forse qualcuno sa dove si trova. Ok, torna all'isola. Quindi Harry cosa produceva, barra vendeva? Alcolici o medicinali? Ok. Possiamo andare avanti? Non possiamo andare avanti, devo avere il livello 14. Aiuto, non me l'aspettavo questa cosa. Non me l'aspettavo. Cavolo, sono rimasto malissimo. Vabbè, giochiamo comunque qui. Finiamo queste tre partite per finire l'energia, poi basta. Tanica di benzina, annaffiatoio, legna. Questa cosa non me l'aspettavo. Con il faro che sto costruendo mi dovrebbe dare 180 di fiori. In questo modo posso in teoria andare avanti.
almeno spero. Cappello, quindi le decorazioni sono fondamentali, direi di sì. Strofinaccio, pinze, non ho ancora trovato i libri, campanello, magnete. Insomma, libri e magnete. Libri trovati. Che tipo di magnete? Il classico rosso e blu o una calamita più tranquilla? Questo non è magnete. Sarà nascosto da qualche parte. Bene. Infatti era quello lì. Ok, gioca ancora. Già che ci siamo, ci portiamo avanti con le stelline almeno. Edera, scatoloni, oliatori, numero 7, passero, stivali, il cestino non mi ricordo più, era questo qui. Pinze, la mia terra, strofinaccio, insegna, fischietto. Molto bene. Perfetto. Ah, mi ha dato altra energia. Che gentile, ma che gentile. Progetti, panino. La valvola sta qui. Fiaschetta, targa, manichetta, interruttori. Libri. Ha toccato male. Manichetta. Quello interruttore. Caducio, ma che è? Campanello, strofinaccio, la grata. Dove sta la grata? Ti sarei grato se tu mi dicessi dove è la grata, ma non sembra questo il caso. Ah, questo è il caduceo, quel simbolo delle farmacie. Ah, la grata è. No, quella è la saracinesca, non va bene. E sta grata. Ah, questa qui per terra. Giusto. Ottimo 425 monete, vabbè. Ultima partita. Insegna non smoking. Legno, motore, scatolone, manovella, a catena, ragnatela, catena, cappello, sega, insegna, corda, non so dove sta. Ok. Perfetto. Non possiamo più giocare, torna indietro. Vediamo quello che possiamo fare, se posso comprare qualcosa oppure mi conviene aspettare. Secondo me mi conviene aspettare. Ottieni, vabbè, 9 di energia, non voglio fare un'altra partita. Non voglio guardare un altro video. Come ultima cosa possiamo aprire questi scatolozzi. Ce ne ho 12 di bauli stella. No, non mi dare altra energia per favore. Allora mi sa che non conviene aprirli adesso, no, perché se poi mi riempio di energia non spreco. Facciamo un'ultima partita, non mi va di sprecarla. Giochiamo qui al capitolo 2, al Blind Tiger. Vediamo se la memoria non mi inganna, l'ho fatta mezz'ora fa, quindi dovrei ricordarmi gli oggetti. Invece non mi ricordo niente. Poster, grammofono, limone, occhiali, la sciabola. Foglio, stella da sceriffo, ventaglio, la macchina non l'avevo vista neanche prima, la collana neanche, la toppa neanche. Ah, la macchina sta qui. E la toppa? Ah, sì, l'avevo vista prima. Ok. Mi ha dato due di energia, non mi va di fare un'altra partita, gioco basta. Vuoi tenere qui tutto il giorno? Ok, direi basta così. Allora, c'ho 5.000 di monete. Io vorrei comprare tipo il dondolo estivo che mi dà 300 fiori. Una roba assurda. E quanto costa? 9.000. Vabbè, posso anche aspettare un pochino. Posso potenziare questo? No. Raccoglie. Posso potenziare questo? No. Ok. Il resto non si può potenziare. Il faro si sta costruendo, qua ci sono gli amici, ma vabbè, sti cavoli. Qui posso anche sbloccare questo con 10 bussole. Vabbè.
Questo per toglierlo mi chiede un sacco di soldi, ma tanto non ci devo costruire niente. Quindi direi che per questo episodio è tutto. Spero vi siate divertiti. Continueremo le indagini in un prossimo episodio. Per ora è tutto. Ciao a tutti.